Nel match valido per la 28ª giornata, il Pineto vince e convince per 3-1 sul proprio campo contro l'Olimpia Agnonese. In vantaggio i padroni di casa nella prima frazione con Mininkleri. Nella ripresa Amozu pareggia immediatamente per i suoi, i biancazzurri però non si abbattono e con Romano rimettono la freccia del sorpasso. Calcio d'inizio per gli ospiti, prima sortita Telamana della Quercia, crossa il pallone, per poco non si incastra nella rete avversaria con Cariero che smanaccia in corner. L'Olimpia Agnonese, ben messa in campo, va vicinissima al vantaggio, filtrante per Sapone che tutto solo stampa la sfera sul palo graziando i biancazzurri. Ancora i molisani spingono sull'acceleratore, Sapone tracciante per Amaia, bravo Mercorelli a rimanere freddo e disinnescare. Gol mangiato, gol subito. Mininkleri dal limite toglie le ragnatele dall'angolo a Cariero, battuto. Il vantaggio dall'infa agli adriatici, un giro di lancette dopo Minnozzi a giro va vicinissimo al raddoppio, sempre il numero 17 su punizione sfiora il palo e il nono gol in campionato. Nella ripresa i molisani trovano subito il pari, indecisione la retroguardia locale, Amuzu di controbalzo trova il gran gol del pareggio. La squadra del presidente Brocco non ci sta, Mininkleri pennella la sfera al bacio per Romano, l'ex sanremese da due passi insacca il pallone del 2-1. Bertolo prova a beffare Cariero dalla distanza che se la cava in due tempi, i teramani alzano i giri del motore, Cercelluti si mette in proprio e conclude dal limite, l'estremo ospite blocca. Sempre l'11 di Pomante prova a chiudere la contesa. Della Quercia, apertura panoramica che trova tutto solo Mastrippolito che manda alle ortiche da ottima posizione. Sempre gli abruzzesi vogliono con tutte le forze il gol della sicurezza. Cercelluti sgroppa, attende Bucaro e lo serve. Il mancino del numero 11 si spegne di poco fuori. Poco male per i biancazzurri nel finale. Mesisca non riesce a beffare Cariero, ma tapin vincente di Bertolo che regala il terzo gol e 3 punti ai locali. Sì, io sono molto soddisfatto al di là della vittoria. Comunque vedo, ecco, domenica in domenica oppure ogni partita che affrontiamo, veramente una squadra determinata, una squadra di valore. C'è rammarico perché sicuramente, insomma, per tutte le situazioni negative che abbiamo subito, potevamo sicuramente dire anche noi qualcosa di più. Sì, sono soddisfatto. Prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare una dedica speciale alla vittoria di oggi al nostro ex presidente Renato Brocco, che è venuto a mancare un anno fa. Io lo ricordo benissimo, per me rimane, era una grande persona, era un grande tifoso del Pineto, e è anche giusto oggi dopo questa vittoria dedicare la vittoria a lui, perché sicuramente dall'alto sarà molto felice. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita sofferta però giocata bene. Io sapevo il valore dell'Agnonese, io la classifica non la guardo perché anche 10 giorni fa ci ha messo in difficoltà, l'ha fatto anche oggi, però oggi sinceramente siamo stati bravi a reagire dopo l'1-1 loro e siamo stati bravi poi a chiuderla soffrendo, però l'abbiamo chiusa. E l'unico rammarico è che forse potevamo essere un po' più luci in qualche ripartenza nel chiuderla prima. Sì, purtroppo siamo tutti nuovi, siamo 2 mesi che siamo insieme, abbiamo avuto casi di Covid, siamo stati molto fermi. Cerchiamo di fare il meglio possibile ogni domenica, ora giochiamo ogni 3 giorni, non è facile recuperare, abbiamo anche tanti infortuni. Questa è la situazione, noi ce la mettiamo tutta fino alla fine. Sì, noi ci crediamo, anche perché non si sa la Lega cosa farà, cosa decideranno con le retrocessioni. Noi comunque abbiamo il dovere di provarci, anche se la situazione non è facile.